Bentornati da Videodrome in via Magenta 85 a Livorno. Dopo qualche mese che non si faceva, vista la richiesta dei pochi ma puri e duri che vogliono i consigli musicali, questo mese abbiamo deciso a marzo di inserirceli e quindi vi consiglio adesso 5 dischi con i quali sono cresciuto e che spero vi possano piacere anche a voi, magari più giovincelli che non conoscete o che magari chi ha la mia età e chi ci è cresciuto pure lui si ricordi dei bei tempi e se li vada a riascoltare. Il primo disco che vi voglio consigliare si intitola The Lords of the New Church, appunto del gruppo The Lords of New Church, è del 1982 ed è un gruppo fondato da Steve Butters. Steve Butters, facciamo un minimo di storia, ma minimo proprio, era il cantante dei Dead Boys, grandissimo gruppo punk del quale, se non ho consigliato qualcosa, prima o poi consiglierò qualcosa, che finiti i Dead Boys, fatta un po' di carriera solista, un paio di dischi come Steve Butters, che poi continueranno, decide di mettere insieme al chitarrista dei Damned, mi pare, e Brian James, questo gruppo, che poi dopo questo disco si sposterà sempre più su sonorità, diciamo così, Bat Cave, disco punk, disco dark. Questo disco invece, The Lords of New Church, è un perfetto esempio di capolavoro del genere dell'epoca, dei primi anni 80, perché mescola un suono chitarristico forte, in un certo senso, alla Stooges, che gli dà quella grezzetta punk che lo contraddistingue, ma all'interno ci sono ritornelli beat pop e il tutto è comunque filtrato da un'ottica dark punk dell'epoca che ancora non era sconosciuta. Un disco allucinante, che mescola pezzi fantastici come Russian Roulette o Living, come era, non mi ricordo mai, Living on Living, che può ricordare a volte anche Joy Division in un certo senso. Un disco a tratti violento e a tratti pieno di ballate, chiamiamole così, seppur volendo dire ballate alla Stooges, quindi non vere e proprie ballate, chitarra in acustica, modello Poison per capirsi, se no non ci si comprende, o alla Bob Dylan. Niente di tutto questo. Ballate molto elettriche, molto cattive anche nel loro essere ballate. Un disco allucinante in quel senso, un disco potentissimo, che nasceva grazie al singolo New Church, che era un singolo che ha venduto tanto ed è stato pure ballato, perché è un disco di quelli che si possono ascoltare sia se si ha voglia di ascoltare, come ho detto, un po' di sano garage rock proto-punk, diciamo, perché io ormai è proprio punk, ormai è finito, diciamo post-punk, quindi alla Stooges, oppure, come ho detto, se si vuole sentire roba più punk alla Damned, oppure se si vuole sentire roba anche più dark punk, appunto, come il titolo che vi ho detto. Ci sono poi dei pezzi, come ho detto, che vanno a maletta, a Pala di Fuoco, come Play With Dolls, che sono quasi hardcore per l'epoca. Un disco che metteva in chiaro un'altra volta il talento grandioso di Steve Butters, purtroppo poi scomparso prematuramente, e anche e soprattutto del chitarrista Brian James nella composizione. Quindi un disco per me perfetto in quel senso, un disco da scoprire e riscoprire, sia, come ho detto, per chi ama il rock puro, sia per chi ama il post-punk, sia per chi ama il dark punk. Un disco che mescola tutte queste influenze, lo fa però senza essere mai dispersivo, ma è un disco compattissimo, uno di quelli che ho ascoltato 1600 volte, che continuo a ascoltare altre 1100 volte, col quale probabilmente morirò, visto che nonostante i 30 anni circa che lo ascolto e più, perché chiaramente non l'ho comprato nell'82, avevo 10 anni, l'ho comprato nell'85-86, quando comprai, mi pare, il secondo o il terzo disco di loro, rimasi veramente flashato da questo Steve Butters, dal suo modo anche, diciamo così, volgare di cantare un indie pop un po' più dark, diciamo così. E come ho detto, questo disco è uno di quei dischi che mi sento di straconsigliare alla grande, perché non è invecchiato di un giorno, secondo me. Ha delle sonorità che adesso si rimangiano e si rivelano quasi tutti, Strokes anche, o altra gente che va a giro, ed è uno di quei dischi che ancora una volta fa sentire la mancanza di personaggi, appunto come Steve Butters e James, che riuscivano a infiammare con dei concerti fantastici che potete al limite vedere su YouTube. Tantissima gente che in quel periodo comunque riuscì a seguire i Lords of New Church, ebbero anche il loro momento, diciamo, di gloria in un certo periodo in Inghilterra. Un disco quindi fondamentale per me, come dovrebbe essere fondamentale per tutti voi, è questo The Lords of New Church del 1982, dove, come ho detto, le influenze sono sempre varie e interessanti, però che si fondono in un disco che ha dalla sua anche una produzione sciolta, pulita, ma rozza allo stesso tempo. Quindi, che dire,
sia questo The Lord of New Church che magari anche i due dischi successivi, che sono un po' più commerciali e Levan sono un po' meno aspri in un certo senso e più, come ho detto, ballabili, anche per seguire anche la moda più ancora Bat Cave di quanto non era in The Lord of New Church, sono imperdibili. Quindi per me questo discone qui del 1982 è uno di quei dischi che non possono assolutamente mancare originali lì per chiunque dice di amare il rock e il pop in tutte le sue, diciamo così, diramazioni. Allora, il secondo disco fa parte di quella new wave pop, a volte synth pop, a volte pop rock, a volte bubblegum pop, no? Come veniva chiamata all'epoca. Ed è un disco del 1978, un disco di un gruppo che poi negli anni 80 farà un successo enorme e diventerà un gruppo famosissimo in questo senso qui. Il gruppo di cui parlo sono i Cards, il disco di cui parlo è l'omonimo del 1978, ovvero The Cards. Un disco che vanta la composizione del grande Rick Ozzelek, che è un grandissimo compositore proprio di canzoni, e le canzoni non mancano assolutamente in questo disco fantastico. Veramente eccellente in tutte le sue parti. Ci sono pezzi più pop che sono diventati famosissimi, come My Girl's Girl's Girlfriend, che sentiamo in tantissimi, diciamo così, film, anche come colonne sonore. È usato tantissimo la musica dei Cards come soundtrack nei film ambientati nel fine anni 70 e primi anni 80. In questo disco le influenze sono varie, appunto, il pop, il synth pop che stava appena uscendo, nascendo, il pop di revival beat anni 60, e soprattutto c'era questo miscuglio fra utilizzo di tastiere, appunto, molto synth, e questa voglia di essere quasi rock radiofonico, che fanno del disco un incrocio, diciamo così, con la voglia, diciamo così, della secchezza punk all'interno però di una raffinatezza, perché i Cards non si possono che definire un gruppo raffinato, fanno della raffinatezza appunto pop e della voglia punk un qualcosa di essenzialmente unico. Just What I Needed, pezzi del genere sono fantastici, ma i due pezzi che io preferisco di tutto il disco mi pare Moving in Stereo si chiama la canzone, All Mixed Up, che sono due dei pezzi più belli dell'universo, secondo me, fatti mai nel mondo. E ripeto, Rick Ozzelek è uno dei maggiori scrittori, songwriter, secondo me, del mondo, uno che sa scrivere canzoni pop alla perfezione. E io sono uno di quelli che sono dell'idea che è difficilissimo, secondo me, scrivere canzoni pop rock come queste, sia come è difficilissimo fare roba alla Tuxedo Moon o alla Throbbing Gristle. Cioè, ogni genere ha la sua grandiosità nella penna. Ecco, una penna fantastica che ha saputo scrivere pezzi poi memorabili, anche se pur poi mangiati da questi yuppie negli anni 80 che fecero diventare i Cards quasi un gruppo reganiano in quel senso. E invece partirono proprio con questa ondata della New Wave e diventarono presto famosi, anche se poi col disco, mi pare, dell'80, Drive, mi pare fosse un disco così, che io già ascolto un po' meno, seppure bellissimo, diventarono proprio famosissime per un certo periodo. Ma io mi sento di consigliarvi appunto questo dei Cards del 1978 perché, a differenza degli altri, secondo me è il disco più fresco, forse non il miglior disco dei Cards, forse non il miglior prodotto nel senso di produzione, visto che il produttore è quello di Queen e aggiunge un po' troppi coretti per i miei gusti, ma il disco è fenomenale proprio a livello compositivo, è fenomenale a livello di arrangiamenti e soprattutto riesce a mescolare perfettamente il pop più semplice, più orecchiabile, al punk e soprattutto a quell'idea anche post-punk dell'inserimento di tastiere e synth un po' alla 2 by 2 Army e alla Gary Numan, che fa del disco un qualcosa di assolutamente innovativo per l'epoca. E quindi, che dire di più, il secondo disco che vi consiglio appunto è The Cards del 1978 del grande Rick Ozzelek, del quale vi consiglio di andare a vedere anche live, perché anche loro dal vivo erano particolarmente fantastici, un gruppo che è andato avanti negli anni 80, che si è riformato ultimamente e dei quali consiglio, anche se avete voglia di ascoltare un paio di dischi solisti di Ozzelek appunto da solo, che valgono sempre l'acquisto. Comunque i primi 3-4 dischi dei Cards sono da avere assolutamente, e il consiglio quindi non può essere che fatto con tutto il cuore, anche perché io poi ci sono cresciuto e magari non sono poi così obiettivo, ma secondo me questo di Cards del 78 è un vero e proprio capostipite e capolavoro. Solito periodo, musica completamente differente. Allora, si parla di James Chance and the Contortion, il disco che vi consiglio è del 1979, si chiama Buy, Bui, come comprare. Una minima storiella di questi James Chance and the Contortion, scoperti da Brianino, che li inserisce nella sua compilation No Wave No New York, famosissima compilation dove c'erano loro, Teenage Jesus and Jerks e i Mars e un altro gruppo. Dopo l'esplosione di questa compilation, che
fece scoprire a tutti la cosiddetta No Wave. E James Chance fonda appunto a modo questi Contortion, che erano già comunque nella compilation, e butta fuori questo disco fantastico. Vai. Perché è un disco fantastico? Perché è un disco di pura No Wave, New Wave, nel senso che qui dentro ci si butta c'è di tutto. Prima di tutto c'è sempre l'essenza punk, cioè la voglia di fare canzoni brevi, canzoni schizzate. Però e cosa succede? Chance, o James White, che poi era probabilmente il suo vero nome, univa una voglia di acid jazz, di free jazz, che ha sempre avuto, solo che essendosi poi allontanato dall'idea del jazz puro, perché mal sopportava l'idea appunto di essere chiuso in un genere, fonda questi Contortion nei quali ci si butta di dentro tutto. C'è un basso funky allucinanti, delle batterie punk, ma con dei tempi articolati per l'epoca particolarissimi, appunto una sezione ritmica coinvolgente all'estremo, un chitarrista fantastico che riusciva ad andare dietro a questa sezione ritmica quasi mai con assoli, ma con suoni assurdi e con una ricerca appunto di accordi completamente anche stonati, completamente fuori dal coro, schizzati. E poi arrivava James Chance con il suo sax completamente folle, pazzo, che ricorderà poi che John Zorn probabilmente poi cercherà di fare suo anche nei dischi fantastici di John Zorn, se poi un giorno voglio di consigliarvi anche quelli. Ma questo By del 1969 è un disco allucinante, basterebbe a sentire Contort Yourself, il pezzo mi pare d'apertura del disco, per fare mio Dio cosa sono davanti a qualcosa di incredibile. Tra l'altro, come al solito vi dico, se che su YouTube trovate i live anche dal vivo degli anni 90 e 2000, perché poi si sono riformati, dove suonano addirittura per la strada di New York, e sono fantastici, fanno intuire un'altra volta la follia di questi Contortion, che avevano oltretutto in James Chance, oltre al sax, una voce particolarmente folle, che quasi rappata, continuava continuamente a parlare, andava a 2000, raccontava queste storie di New York in una maniera completamente originale. Un disco fantastico, fantasioso sotto ogni aspetto, non c'è un pezzo che non valga la pena di essere riascoltato mille volte, talmente fondamentale secondo me e talmente poco ascoltato che probabilmente sarà il caso che chi mi sta seguendo se lo vada ad ascoltare di mortone. Un disco però difficile, non orecchiabile assolutamente, praticamente mai, un disco che spaccava certi canoni, inseriva appunto il jazz nel punk e ci inseriva anche il funk, e quindi diventava questa specie di funk punk gezzato che all'epoca, come adesso secondo me, suonava completamente estraneo ad ogni logica sia produttiva che musicale. Non è un caso appunto che Brian Eno, col suo orecchio fantastico, miglior produttore del mondo, abbia deciso di succarli e portarli a produrre questo praticamente primo disco, che senza l'apporto di Brian Eno in New York il disco non sarebbe mai stato stampato. Poi James Chance, con altri nomi, altre band, avrà una carriera ancora interessante e sempre più forse d'avanguardia, ma un disco così potente, fondamentale, a tratti veramente isterico com'è questo By, ne ho sentiti veramente pochi. E quindi, che dire, in questo video velocissimo di consigli musicali, perché consigli musicali, come ho detto, è difficile parlare della musica, vi dico un paio di titoli, due pezzi, quello che mi ha dato a me, però descriverli senza potervi far sentire la musica, come dico sempre, è difficilissimo. Però fidatevi, andatevelo a sentire, se volete compratevelo, perché è un disco da avere, come era da avere quello dell'Orze, delle Cerze e dei Cars, assolutamente nella propria collezione di CD originali o dischi, se siete fissati, feticisti del vinile. Un disco fondamentale per tutto lo sviluppo di un certo tipo anche di avanguardia jazz. Non è un caso che infatti i dischi dei Contortion vengono recensiti addirittura nelle riviste con la puzza sotto il naso jazzone e jazziste di Borghesucci ammalati. Insomma, un disco potente, violento, punk, funk, jazz, new wave, ma non new wave, che fa praticamente della sua completa ed assoluta unicità la sua forza. Quindi, che dire, mi pare il terzo disco che vi sto consigliando di questo mese di marzo nei consigli musicali è appunto By del 1979 dei grandissimi James Chance and the Contortion, un gruppo che è roba da far tremare ancora le gambe. Che dire, non ne ho mai parlato, ci sono cresciuto sia nel periodo pre e che nel periodo post Love. Vi sto parlando dei grandissimi The Cult. Minimo di storia: i Cult nacquero come Southern Death Cult alla base.
ed era, c'era solo Ian Asbury e altre persone, c'era, cioè, rimasto solo il cantante di Cult. Dai ceneri di Southern Death Cult vennero fuori i Death Cult, dove entrò appunto il chitarrista dei Theatre of Fate, Bill Duffy, e dove si spostarono da una sonorità dei Southern Death Cult un po' più, diciamo così, post-punk schizzato, a delle sonorità un po' più dark punk pure, ecco, diciamo così, con i Death Cult, del quale c'è un EP bellissimo che vi consiglio al limite di beccare. Subito dopo esordirono con un gran bel disco che si chiama Dreamtime, che però ancora, nonostante fosse molto bello, ancora risentiva probabilmente dell'epoca proprio gotica del periodo, ed erano un po' ancora, come posso dire, non così originali, ecco, un po' già sentiti in un certo senso, no? Nonostante la qualità delle composizioni fosse notevole. Cosa succede però? Nel 1985 esce a ciel sereno, come un fulminone a ciel sereno, questo Love, un disco fantastico. Ma perché fantastico? Perché era uno di quei dischi assurdi, perché è un disco in pratica di rock puro, che però ha del suo da fantastico uso della voce di Ian Asbury, che è più un dorsiano, più un Jim Morrisoniano, un Iggy Poppiano, un Bowiano nel modo di cantare, e aveva soprattutto una sezione ritmica ancora legata particolarmente al movimento, diciamo così, dark punk, quindi aveva ancora alcuni pezzi più ballabili, e in più aveva un chitarrista come Bill Duffy che veniva sì dal punk, ma che era un amante delle Zeppelin, dei Rolling Stone, e quindi questo disco è in realtà un miscuglio di un hard rock gotico che all'epoca fu sputtanato dalla critica, che gli diceva questi qui si sono rimessi a far rock, che invece, sentito ora fortunatamente a più di 30 anni di distanza, dimostra tutta la sua potenza e validità. Solo basterebbe l'opera Nirvana con quel tempo semi-ska per far capire da che parte siamo, ma basterebbero i singoli Love, Rain, She Sells Sanctuary, che è un pezzo da brividi totali, Black Angels, il pezzo finale Revolution, un'altra canzone fantastica, un disco che non, nel quale non c'è un pezzo che non sia fantastico. Probabilmente in questo periodo qui, nonostante dopo ai dischi successivi come Electric e Sonic Temple si spostino più sul rock alla Rolling Stone e l'hard rock alla Zeppelin, anche perché sono considerati anche padrini in un certo senso di un certo ritorno del grunge prima che il grunge tornasse, però non hanno l'originalità, la forza stilistica di questo Love, che quando uscì, lo comprai a 13 anni, mi colpì alla stragrande proprio per la possibilità di un pezzo come Rain che mescolava quei suoni di chitarra alla Hendrix, diciamo così, che poi in Phoenix, pezzo interno a cosa, Hendrix esploderà in tutta la sua forza quando Duffy userà quello wow all'infinito per tutta la canzone, che mescolava Hendrix, le Zeppelin, i Doors, però ha un certo ancora rimando di sonorità goticissime tipo Sister of Mercy o addirittura Cure, e quindi un disco di quelli che andrebbero rivalutati, perché fu massacrato all'epoca dalla diciamo così critica colta, e poi apprezzato forse negli anni 90 e 80 da un po' più da metallari che in realtà da chi ascoltava musica in tutti i generi. Va anche detto che poi appunto Ceremonia era più un disco proprio di hard rock puro modesto, e che quindi anche Cult un po' se la sono andata a cercare. Diciamo che però secondo me i Cult poi sono tornati alla grande con l'altro anno, un paio di due anni fa, con un disco bellissimo, e soprattutto quello che li distingueva parecchio dall'una nuova ondata che poi diventerà hard rock sono i testi di Ian Asbury, che più che rifarsi al solito gotico normale oppure al solito machismo, diciamo così, che imperversava nel rock di quel periodo, si rifaceva al movimento degli indiani d'America, l'idea appunto di mettere anche in copertina i simboli degli indiani d'America è potentissimo. Un disco per me fondamentale, quindi, che tutti dovrebbero avere, un disco che riesce a far capire come le barriere dei generi si sfondano da un pezzo all'altro senza alcun problema, è un disco che mostra un'altra volta come la New Wave sia veramente ampia in tutto, abbia aperto a tutto. Abbiamo parlato di The Cards, di Lord of New Shirts, di James Chance, in realtà è tutto dentro questo post-punk, questa New Wave o No Wave per i Contortion, che è un movimento proprio che andrebbe riscoperto dai ragazzi di oggi per far capire come non chiudersi in una determinata cultura musicale. Quando mi dite poi parlerai anche di metal, certo, ci sarà un giorno che farò anche 5 dischi metal, secondo me importantissimi, farò 5 dischi beat importantissimi, 5 dischi pop importantissimi, 5 dischi rock and roll degli anni 50, ma per ora mi piace in questi consigli musicali consigliare la roba con la quale sono cresciuto, e Love veramente, ve lo assicuro con tutto il cuore, non è che l'ho consumato, ho dovuto comprare il disco un paio di volte perché da quanto era consumato non suonava quasi più. Quindi che dire,
se i cult pensate che siano solo quelli un po' più banali hard rock degli anni 80 e primi 90, vi state sbagliando. Se pensate che siano un gruppo di marchettari, vi sbagliate lo stesso, perché allora Bowie sarebbe il peggiore marchettaro, perché è passato da un genere a un altro senza alcun problema. Se invece avete intenzione di inserire lì un disco fantastico e rimanere colpiti un'altra volta da una composizione eccezionale, Love del 1985 dei Fantastici per Mete Cult con il grandissimo Ian Astbury alla voce, non fanno altro che per voi. Quindi grande disco, grande gruppo, ed è questo il quarto che vi voglio consigliare a tutti i costi a marzo 2017. L'ultimo disco è di un artista che io ho sempre amato, ammirato, come quasi tantissime voci femminili uscite dalla New Wave, che secondo me insieme alla psichedelia è forse il genere che ha dato più spazio alle voci femminili, se ci facciamo caso, perché nel rock la voce femminile è, a meno che non sia quel gothic metal che io mal sopporto, è rara la voce femminile. Invece con Siouxsie, con Blondie, Patti Smith e tantissime altre, Polistrene dell'X-Ray Specs, ma tantissime altre, l'X-Deus, ma se ne potrebbe parlare, Death Can Dance di Smortal Coil, Cocteau Twins, si potrebbe parlare per ore di cantanti fantastiche. Qui ci troviamo di fronte a Lydia Lunch. Lydia Lunch è una delle più ostiche, fino forse a questo disco che vi consiglio io del 1980, che è Queen of Sia, ma facciamo anche di lei una minimo storia. Nel 1900, a metà anni 70, era una pazza punk che viaggiava per l'America facendo anche, si dice, la prostituta e qualche filmino porno, del quale poi in realtà troveremo altri film porno di lei degli anni 80 in rete. E anche lei fu scoperta da Brian Eno, che la inserì appunto con i Teenage Jesus and the Jerks dentro la compilation di cui parlavo prima, ovvero No Wave, No New York. Un disco fondamentale anche questo, che anche se non è consigliato qui, ve lo dovete avere ad ogni costo. Lydia Lunch gira un po', fa il suo primo disco, Teenagers and Jerks, appunto, del 1979. Il gruppo però si scioglie e va a puttane, e la nostra regina del Siam, Lydia Lunch, decide appunto nell'80 di far uscire questo disco assolutamente sconcertante. Sconcertante perché? Perché è un disco veramente folle. Insieme al chitarrista dei Voivods, Robert Quine, che poi è suonato col mondo, Patti Smith, Lou Reed e tanti altri, insieme al bassista appunto dei Contortions, mette su questa band che, diciamo così, registra nel 79 in 4 mesi uno dei dischi più originali, secondo me, dell'epoca. Perché? Perché si parla sempre di un disco post-punk in un certo senso, però qui le influenze sono tantissime. Si va dallo swing, al blues puro, al jazz, alla musica d'ambiente quasi, al punk tiratissimo, al dark punk, c'è di tutto, veramente di tutto, perché se ci sono pezzi come Atomic Bongos, che sono puro post-punk, proprio sparato a manetta, ci sono pezzi invece come Gloomy Sunday, che sono quasi swing spoken, parlati, lentissimi, con queste atmosfere linciane, quasi, come posso dire, alla Badalamenti, ecco, un disco veramente assurdo in questo senso, perché in Tide and Twist, per esempio, lo spoken diventa ancora più personale. E poi è bellissimo che in un disco di Lydia Lunch, dove c'è una cantante in copertina, ci siano anche un paio di pezzi strumentali in realtà, dove lei dice 3 parole, quindi un disco completo anche in questo senso qui. Basterebbe un pezzo come Spooky, che è jazz blues pop, quello quasi commerciale, cioè infatti uscì come singolo, un pezzo che se uno ascolta solo quel pezzo si fa fottere, perché poi compra il disco e la piglia bene bene nel culo, in pezzi come la di Scarface, mi pare, che è proprio dark punk schizzato. Un disco quindi allucinante, com'è allucinante il personaggio di Lydia Lunch, che con una tranquillità estrema passa appunto da questo disco a quello successivo, che è 13 2 13, che è proprio dark punk schizzoide al limite dell'ascoltabile, che però risente molto di più dell'influenza, diciamo, di Siouxsie e del dark punk in generale. Qui il dark punk è filtrato appunto da un'ottica quasi sempre swingante, quasi sempre rantolante, un disco che rantola ma che è stranamente arrangiato in maniera piena, bassi gonfi, fiati, organi, non si fa mancare nulla qui Lydia Lunch, una produzione fantastica per un disco bellissimo. Questo Queen of Siam, sì, già dalla copertina dovrebbe far capire da che parti siamo e da che piano si casca. Un disco che appunto parte in un modo per finire in un altro, dove però all'interno la coesione di tutti questi generi musicali è sempre ben presente.
perché Lidia Lance è una delle classiche sottovalutate, secondo me, sottostimate, mai o quasi citate, e che invece meriterebbe molta più attenzione, perché questo Queen of Siam è uno dei dischi più belli della storia della musica rock, assolutamente. È un disco imperdibile, come era imperdibile Teenage Jesus and the Jerks, solo che con un nome del genere probabilmente vendevano ancora meno copie che come Lidia Lance. La Lance poi farà collaborazioni con tutti, da Nick Cave a Sylvian, un po' con tutti, ma questo disco, Queen of Siam, come dicevo, forse appunto per l'utilizzo di musicisti grandiosi come Queen e come Jack Ruby, appunto dei Contortion, riesce a essere completissimo, un disco suonato poi benissimo, dove il post-punk appunto si mescola con il dark e con il jazz e lo swing e il blues in maniera però diversa dai Contortion. Se i Contortion erano sempre secchissimi e danno sempre l'idea di essere completamente folli nella loro decostruzione di un genere, qui invece il genere viene costruito ed è decostruito in realtà dalla modalità in cui Lidia Lance canta, dalla modalità in cui viene arrangiato, ma in realtà i pezzi sono quasi tutti, come posso dire, ascoltabili, diciamo così, nel loro essere completamente estranei quasi ad un genere, perché ripeto, ascoltare un pezzo che parte con uno swing molto ampio, con questi fiati, con questi bassi aperti, che poi dopo 30 secondi si trasforma in qualcosa di lancinantemente punk, è veramente difficile da trovare. Certo è che Lidia Lance probabilmente si è anche un po' persa col tempo, perché poi è venuta fuori la nuova ondata del glam rock americano metal, che un po' l'ha massacrato questo genere di musica, e soprattutto fortunatamente per lei, secondo me, si è messa a fare anche dischi un po' più sperimentali, si è un po' persa, insomma, comunque. Negli ultimi anni però è tornata un po' come, diciamo così, come cult, e quindi non posso altro che, per chi non la conosce, consigliare una delle voci più belle della storia della musica rock, insieme a Nico, insieme a Patti Smith, insieme a Blondie, insieme a Janis Joplin, insieme alla Fitzgerald, insieme a Aretha Franklin. Per me c'è Lidia Lance. Lidia Lance è una cantante strepitosa, non bellissima ma sexy a un livello incredibile, una di quelle voci che riescono a tirare sulla fava probabilmente anche a un impotente, altro che Viagra. E questo disco qui, ecco, è nella sua parola più importante, è eccitante. Un disco eccitante come questi si trova veramente raramente a giro, altro che Lady Gaga e questi stronzette che vanno a giro ora. Qui c'era davvero l'eccitazione per la musica, per la donna e per la fantasia messa in atto da un disco eccezionale. Allora, speriamo io e Martin che questi consigli musicali vi siano graditi. Come al solito, i consigli musicali sono molto veloci, perché d'altra parte, come ho detto, è difficile consigliare musica senza farvela sentire, ma questi 5 dischi che vi ho consigliato, spero che chi non ce li ha, come ho detto, se li compri o perlomeno se li ascolti per avere un'idea vaga di cosa possa essere la musica, non sempre per forza quella che vi fanno passare alla radio adesso. Insomma, prima che entrasse il cliente, dicevo, la musica è difficile da descrivere, però io ci ho provato con le mie semplici parole. Chiaramente, come vi ho detto, cercate di comprare l'originale per sta roba lì. Se la volete comprare, il link Amazon qui sotto ve li lascio, perché ci arrivi qualcosina anche a noi. Ricordo che qualunque cosa vogliate comprare su Amazon, se entrate da un link mio qualsiasi, anche da il link di Furci, per capirsi, o da un link qualsiasi delle ultime recensioni dell'ultimo anno, potete comprare anche la lavatrice e mi mandano qualcosa anche a me. Quindi se volete lo fate, non volete, non lo fate. Se volete scrivere è qui sotto, se volete scrivere sulla pagina Facebook per il personaggio pubblico fate pure, se non avete voglia non lo fate, non è che poi cambi molto. Un saluto a tutti, un saluto a Martin, un saluto a Ele, un saluto a Enrico il Burgeroni che mi ha nell'epoca, e a Riccardo Gioli che quando ero ragazzino mi fecero scoprire tanta di questa musica, perché io non è che ne ho scomparato chiaramente, quindi tanti amici un po' più grandi di me che mi davano questa roba e che io ci sbavavo sopra. Li ringrazio con tutto il cuore, ringrazio Filippo che stasera a fare quello che gli piace, ovvero l'attore in teatro, e andate a bere una birra birramiata se avete voglia, e che dire di più, il Fipili sta per iniziare, vi aspetto tutti a Livorno per una bellissima edizione, si spera, del nuovo Festival Horror a Livorno, e poi che dire di più, di nuovo un saluto dal Frusciante, sperando che riesca in giro di un paio di mesi anche a far uscire il disco del mio gruppo Superficie 213, che è lì da un anno e mezzo che sta morendo senza che lo finisca di masterizzare, ma sono un gran coglione. Se poi lo volete sentire in qualche pezzo, basta scrivere Superficie 213 su YouTube, c'è il video, o se no su, mi pare, su SoundCloud c'è 4 canzoni. Detto questo, ci si ribecca al prossimo video, che probabilmente è quello in Oriente, o forse prima questo, non lo so, perché mescolo sempre Velle e Monto, comunque l'imperdibile l'ho già girati. Ci si becca
con i prossimi video di marzo, e speriamo di essere ancora lì pronti per aprile. E se si riesce a fare anche uno specialino sul Fipilì di una decina di minuti di riprese qua e là, non sarebbe male montare uno specialino del Fipilì per far capire che anche a Livorno si può fare qualcosa che non sia andare al mare e basta. Quindi arrivederci a tutti, ci si becca quando si spera, farà un po' più freddo perché d'oggi c'è 20 gradi e mi sa che d'oggi sarà un salire fino a ottobre e a morire per il mio fisichetto che non ha bisogno del caldo. Buona auguro a me e Martin, è tutto, vi amo gente, venite a noleggiare se avete voglia. Buona!